La corsa alla salvezza si complica, anzi c'è da guardarsi alle spalle e anche con un pizzico di preoccupazione, con l'ultimo posto in classifica lontano, appena 2 punti. Per la Futsal Andria nel campionato di Serie C1 di calcio 5 la luce in fondo al tunnel per adesso non si vede. Anzi, nell'ultimo turno disputato in casa, la conferma di una crisi prolungata è arrivata con la netta sconfitta per mano del New Taranto, mina vagante del campionato, capace di far saltare i piani della squadra di Bizzoca. Padroni di casa che per 20 minuti mostrano il meglio possibile, salvo cedere alla formazione ionica nella ripresa. Il Futsal approccia meglio alla gara e trova il vantaggio con la conclusione di De Feo. Il raddoppio firmato da Magno su assist di Ricco illude gli andriesi, che mostrano le loro fragilità difensive sulla girata di Chirivì, con la quale il New Taranto si rimette in partita. Prima del riposo gli ionici trovano anche il momentaneo pareggio firmato da Cava e il possibile vantaggio reso nullo dal fischio arbitrale. Ma anche in questo caso è solo una questione rinviata alla ripresa, quando Chirivì firma il 3-2 per la formazione ospite ed il perfetto sinistro di Magno per il nuovo pareggio rappresenta un'ulteriore illusione per il Futsal Andria. Chirivì sigla la sua personale tripletta rubando palla a centrocampo e non basta il portiere di movimento agli andriesi per rientrare in partita. De Risi e ancora Chirivì, poker di marcature per lui, fissano il punteggio sul definitivo 6-3 per Taranto, lasciando il Futsal Andria con tutte le preoccupazioni per una salvezza ancora più complicata e quella classifica che alle spalle spalanca le porte dell'ultimo posto.